tutti e benvenuti in questo nuovissimo video by Franco. Oggi faremo uno slime qua dentro. Volete più video slime? E io lo sto facendo. Sto facendo sempre più video slime. Ok, procediamo. Allora, avete presente però quest'altra base che abbiamo fatto? Queste le ho lavate, pulite, sistemate. Ebbene sì, sto diventando piano piano blu, perché questi cosi li ho fatti riposare un paio di giorni, vedete? Blu si è fatta la spatola, si è sporcata un po' di nero. Perché sì, sti cosi li ho fatti riposare un paio di giorni qua dentro. Non so che ce ne spezzetto altri, magari off camera. Mentre non registro. Ok, procediamo con l'altro. Se no, non la finiamo più. Procediamo con l'altro slime. Questo è venuto veramente bellissimo. Qui dentro oggi andremo a fare un'altra base che ho inventato io, tra l'altro. Con la crema Look Bronze solare. Andremo a mettere in maggior quantità, però, la schiuma da barba. Quindi partiamo con questa, la Look Bronze. Ok, un po'. Mi sa che lo prendo con la spatola, ok. Ne abbiamo messa un po', non si vede perché è bianca la spatola. Queste sono sporche. Questa pulita, sì. Bene, mescoliamo, perché va sempre mescolata la crema solare da sola. Lo renderemo anche perlato con questo. Rendiamo perlato il tutto, anzi adesso ce la finiamo pure. E lo andiamo a mescolare con la schiuma, sì, con la crema Look Bronze. Un po' liquidino, però dopo si aggiusta. No, non si aggiusterà. Le basi che invento io di solito, mi sono scordato pure di agitare la schiuma. Voi vi rendete conto? Attenzione, no, la spatola è caduta. Ok, basta. E mescoliamola. In maggior quantità la schiuma ci deve essere in questa base. Quindi andiamo a mescolare tutto. E ok. Ok, andiamo a mescolare il tutto. Bagno schiuma nella salsa al cocco. No! E mi è caduta di nuovo la spatola. Però stavolta si è sporcata tutta.
Mi sa che si deve solo buttare. Che mannaccia. Con la crema solare non è che lo sapevo già che non veniva bene. Pure questo, ma è caduta. Dai, no, vabbè. Pure un'altra spada non è caduta, no. Ci prepariamo un sacco di spade qua. E prendiamo una a una. No, dai. Pure questa, vabbè, è diventato uno slime con le spatole. Uno spatolo slime. Vabbè, dai, non riesco neanche a spruzzare schiuma. Non la riesco più a spruzzare, com'è? Questa è la spada. Ok, allora. Okay. In classe. Ci liberiamo benissimo le mani. Ora mi fa. No! Facciamo prima andare a mescolare con le mani, però. Cioè, è veramente bello sto slime. Pensavo che veniva peggio, guardate. Wow! Sembra uno schiumogen slime che ho inventato io, logicamente. Schiumogen slime by Franco. Wow. Poi questo sapone densissimo. Madonna, come vengono bene gli slimes. Slimes by Franco. Allora, mi è caduta un'altra spatola pure, vabbè, non fa niente. Wow. Questo ce lo mettiamo tutto. Questo però non tanto ci va d'accordo con la cosa, come si chiama, boh. Allora, altra spatola oggi, che la andiamo a mettere. Ma queste sono ancora buone, già le ho lavate, già le ho lavate. Mi sembra, poi non lo so. Se no poi lo coloro off camera, ci metto pure due palline. Wow. Wow, perché dovrebbe venire più schiumoso? E noi lo andiamo a fare schiumoso. Ok, sta a finire pure la schiuma, no. Ok, andiamo a mettere.
Wow, si è completamente addensata e adesso non so più che devo fare. Oh mio Dio, non si mescola. Ho trovato una spatolina all'interno. Vediamo se già l'ho mescolata, non riesco a aprire, vabbè. Vai giù. Vabbè, dai, se non facciamo così non si mescola. Oh, 10 minuti già. Ok, faccio un unico video di mezz'ora, io l'ho detto, cioè. Ok, si è sciolta. Finalmente. Ok, giù. Giù. Giù 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 giù
Guardate quanta schiuma. Wow. Giù, nello slime. Tutta sta schiuma nello slime. È tutta schiuma, eh? Non c'è trucco, non c'è inganno, è tutta schiuma. Wow. No, il replay non ve lo metto. Oh, sono cose che succedono solo una volta, se ve le perdete, ve le perdete. Il replay io non lo metto. Per carità, il replay. Allora, questo comunque si deve riposare. Perché si dovrebbe fare una crosta di schiuma. Di schiuma sopra. E ora che cosa ci vado a mettere? Oltre che la schiuma qua sopra. Ci vado a mettere, secondo voi, scrivetelo qua sotto nei commenti senza mandare avanti il video. Che cosa ci metto? Boh. Aiuto. Cosa ci metterò? Chi lo sa? Chi lo sa? Ok, ecco fatto, stiamo ancora spianando un po', ecco fatto, sì. Va bene così, dai. E questo qui si butta, perché mi rimane sempre in mano. Stupida schiuma, non ti userò. Ce l'ho messa un po' troppa, leggermente troppa però. Perché va bene come base, vedete? Va bene la base. Io ora l'ho giusto. Vi faccio vedere tutti. Questi sono tutti i tutorial. No, non ci andrò a mettere questo adesso. Perché questo decisamente è finito, dai. È finito completamente. Non ci andrò a mettere questo né questo. Ma ci andrò a mettere un pochino di base di quell'altro slime nella cannella d'espar. Giusto un po' sopra ce ne vado a mettere io. Basta, wow. Si dovrebbe spalmare con la spatolina, però. Si dovrebbe spalmare con la spatola. Ok, eccola.
qui non me lo vedete che sta con la tuta. Così. E spalmare. Deve essere pure un po' rialzato, però. Poi ci andremo a spezzettare delle ricariche di penna. Ok, ricopriamo tutto con la schiuma. Perfetto. Ok, questa è la base avanzata, quindi basta così. Vi pensavate ci andiamo a mettere il bianchetto? E no, ci andiamo a mettere delle ricariche di penna. Andremo a sforbiciare dentro perché vedo che qua stanno dando molto colore. Qua c'è la ricarica, forse, boh, chi lo sa. Sì, ok, c'è. E chi la svita, mo sto vedendo. Io cercavo qualcosa da spezzettare, veramente. No, per non aprire, oddio. Qua già si vede che non c'è. Penne da aprire. Ok, chi lo riesce a aprire? Mi fa No, non funziona. Che allora mi sono andato a sciacquare la bocca e le mani perché logicamente mi sono inguaiato un po' di pennarelli. Aiuto. Ok, ora riesco ad aprire. Ok, sto sparando. Wow, ha sparato, se vi rendete conto, guardate, c'è sopra il couler. Ok, c'è un sacco di colore che ora andremo a mestolare per colorare la nostra schiuma di verde. Sì, non lo so perché il verde è carino come colore. Non è tanto male. Mi piace di più di la rosa. La rosa ce l'abbiamo. È zuzzo, ma ce l'abbiamo. Troppo tozzo. Sì, ce l'abbiamo. Quello pulito, sì. Quello pulito ce l'abbiamo. Che non l'ho mai usato. No, non so, sì.
Ci mettiamo pure il rosso. Mettiamo un po' di rosso, un po' più di verde pure. Vedete, la bandiera italiana si è fatta qua sopra. Wow, lo slime bandiera italiana. La couleur della bandierie. No, della. Come si dice in francese? Bandiera. Boh. Della bandiera francese. La Révolution française. Revolution France. Si sta facendo di un rosa chiarissimo, quindi il rosso funziona. Per adesso è rosa. Io però continuo a mettere rosso. Oddio, mi sono sporcata tutta la maglia. Non spruzza più. Sì, un altro po' spruzza. Questo è marrone. Arancione ci mettiamo. Questo non l'ho mai usato l'arancione, ma sì. No. Eh no, non l'ho mai usato l'arancione. Vabbè, mescoliamo. Wow, troppo bello. Ma delle sfumature quando mescolo, pazzesche, oh. Mirra e Milla. Dove sì, dove sì. Dove sì. Pieno fino all'orlo. Sto contenitore, però noi stiamo colorando adesso. Non abbiamo finito. Questo spara, mi sa. Questo spara di brutto. Non l'abbiamo mai usato. Questo è un tipo di colore Giotto. Questo è Giotto Turbo Color. Vecchio tipo, però. Questo non l'abbiamo mai usato. Questo spara come a che? Sono io, sono io. Non ci credo che mi devo lavare di nuovo le mani. Pa, 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 pam, 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 pam. No. Non va. Dai, che va. Sì. Slime bandiera italiana, hashtag slime bandiera italiana. Arrivato alla fine del video, che vi dirò un hashtag, dovevo mettere all'inizio, però non l'ho detto. Mi è venuto così l'hashtag nuovo, hashtag bandiera italiana. Cioè, sono a caso i colori, sono usciti quella dalla bandiera italiana, io l'ho presa a caso. No, proprio a casissimo, però quasi. A caso, ma non a casissimo. Facciamo bandiera italiana, ho detto a un certo punto. Quando già avevo messo il verde, tanto comunque rimarrà sempre un po' bianco, che questo è grandissimo, cioè. Quello colorato ci vogliono pennarelli e pennarelli. Cioè, colore bottigliette di colore acrilico e bottigliette di colore acrilico. Va bene. La maggior parte dello slime è sulle mie mani, però. Dovrei mi fai.
Di rosa non spara, dai rosa non spara, dai rosa non spara, dai rosa non spara. Ok, ci mettiamo pure un po' di rosa. Perché mi si abbassa la maglia, poi mi si sporca di schiuma. Andiamo a mettere un'altra base di slime, già fatta. Cioè io metto i replay non in editing, ma li faccio io i replay, direttamente in video li faccio. Replay. Così e così, ok. Vediamo di riapparare il contenitore allo slime, se no l'uovo non si chiude. E poi lo chiudiamo bene. Devo mettere un'altra base. Ok, non è vero. Mettiamo poca base, perché già è finita, quasi, siamo a metà. Tutta per terra la base. Replay. Tutta per terra la base. Oddio, già siamo a 30. La sto addensando, eh. Sto addensando questo pezzettino di base per farvela vedere. Non è vero, sto un po' mescolando con la schiuma per prenderla e rimetterla dentro. Ok, hashtag slime disastroso più hashtag slime bandiera italiana. Hashtag disastro, no slime disastroso, guardate, oddio. Questo andrà buttato, peccato, ma così. Peccatissimo, ma è così. Questi pennarelli non saranno mai più buoni, mai più riutilizzabili, quindi li butterò. Tutta sta schiuma andrà buttata e sì, sto a pulire, raga. Sto a pulire tutti i video di 30 minuti sti giorni, oddio, spero non vi stanco tanto questi video. Se stanco ditemelo, perché manco sto a strillare oggi, quindi non so manco se si sente, sarà un video... Non si sente nada di nada, episodio 2. Perché veramente, cioè, hashtag slime disastro. Hashtag disastro, sì. Cioè, madonna. Che disastro. Lo slime, lo slime, lo slime. Art disastro. Mettete un dislime. Dislime. No, dislime. Sì. Mettete un bel dislime. Allora, mettiamo altro colore. Oddio, sul telefono. Mi è andato un pezzo di schiuma da barba sopra il telefono. Si è aggrappato a sto mobiletto tipo che ci sta sopra e non è caduto, meno male. Se no il mio telefono era perso per sempre. Questo è arancio. Arancio e rosso e rosso. Possiamo mettere pure questo. Che mi sembra che mo l'ho lavato. Sì, è fresco fresco questo. Questo è fresco fresco. Arancione si è fatto. Sì, bianco e rosso fa arancione, vuole arancione. Vedete arancio, c'ho le mani. Non rende, no, non si vede dalla telecam. Ok, telecam fail. Va bene. Mescoliamo 3, 2, 1.
Prima mettiamo altro colore. Mettiamo altro colore, quindi, come dice la canzone che ha inventato sempre Franco. No, il colore sul telefono, vabbè, perso per sempre. Prego pure che sta a registrare ancora, perché non lo so. Wow, che schifo! Si è allitigito tantissimo, certo. Dov'è la spatolina? Mescoliamo anche con quello bianco di sotto, facciamo tipo così, con le mani. 40 minuti? Vabbè, dai, 40 minuti. Aggiudicato. Sì, no, non resisti, disastro slime, disastro, disastro, disastro di slime, come diceva la canzone che inventava sempre Franco. Disastro di slime. Ok, se pigliamo anche la spada non fa niente. Mettiamo un altro colore sopra sopra. Cioè, veramente ci ho seppellito la spatola qua sotto. Questo praticamente deve venire con tutto il sfumatore di colore sopra. Ok, tipo così. Ci serviranno tutti i colori. Per ora era venuto bandiera italiana, ora non c'è più bandiera italiana. È diventato bandiera europea. Cioè, no, bandiera europea, che so dire. Un po' di giallo che non si vede, ce lo mettiamo giusto un po'. Ma no, sul rosa pure si vede. Si è formato un rosa. Cioè adesso è rosa. Prima no. Basta, dai, basta, dai. Chiudiamo. Tutto fuori? Sì, tutto fuori. Perfetto. Ci vorranno altri 30 anni per ripulire questo disastro. Ok, noi andremo a lavare anche il contenitore, sperando che non si distrugga lo slime. Si era aperto pure. Ok, sperando che lo slime sia ancora intero. Io le lavo dopo le spatole. Preferisco prima sistemare sto macello. Pure perché ormai è denso sta schiuma, quindi non so fin quando durerà. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi assolutamente al canale Ozzo by Frank Hop. È uscito, ragazzi. Guardate. Eccolo, è uscito. Vedete, non mi sto prendendo in giro, io non mi prendo mai in giro quando butto la roba. Cioè, è vero, vedete, è uscito, ve lo faccio pure vedere. Il sapone. Vabbè, ragazzi, ciao, insomma, speriamo che non si distrugga il telefono. Ciao!